Buonanotte e bentrovati alla terza edizione del nostro telegiornale. In apertura la vicenda dell'acqua contaminata in provincia di Teramo. La Ruzzoreti ha reso note le analisi effettuate dall'ARTA a partire dal 4 di maggio e fino al 10 e sono tutte negative. L'acqua del Ruzzo quindi è stata sempre di buona qualità e potabile. I vertici dell'acquedotto Teramano hanno chiesto chiarezza su quanto accaduto nei giorni scorsi. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. L'acqua distribuita dalla Ruzzoreti è sempre stata sicura e controllata. Tutte le analisi infatti hanno finora escluso qualsiasi presenza di sostanze al di sopra dei limiti previsti dalla legge, anche quelle relative all'8 maggio, per le quali l'ASL di Teramo aveva dichiarato non potabile l'acqua dei rubinetti. Lo dichiara in una nota ufficiale l'acquedotto Teramano. Ultimo colpo di scena dunque in ordine di tempo nella vicenda del presunto a questo punto falso inquinamento dell'acqua del Gran Sasso. Scrive la Ruzzoreti, in merito alla vicenda della sospensione della fornitura di acqua potabile proveniente dall'invaso del Gran Sasso, la Ruzzoreti Spa, a beneficio dei propri utenti e dell'intera popolazione teramana e abruzzese, comunica che anche le analisi dell'8 maggio compiute dall'ARTA e ricevute dalla nostra società soltanto nella tarda serata di ieri hanno avuto esito negativo. Si coglie l'occasione per ribadire quindi che tutti i controlli hanno dato sempre dal punto di vista chimico-fisico esito negativo, in particolare quelli ripetuti per 6 volte tra il 9 e il 10 maggio. L'ordinanza dell'ASL di Teramo e conseguenti provvedimenti di divieto di utilizzo dell'acqua si sono basati esclusivamente sulle analisi meramente organolettiche, odore e sapore, eseguita su campioni prelevati l'8 maggio. In merito alle notizie circa la presunta non potabilità dell'acqua nei giorni 4 e 5 maggio per la presenza di toluene, è necessario chiarire che tracce di tale sostanza, secondo le stesse analisi effettuate dall'ARTA per conto dell'ASL di Teramo e l'autocontrollo svolto dalla Ruzzoreti attraverso il laboratorio accreditato, erano presenti in misura molto più bassa rispetto ai limiti prescritti e comunque sempre tale da garantire il pieno e sicuro utilizzo ai fini idropotabili. Infatti, come confermato anche dall'Istituto Superiore di Sanità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito per questa sostanza un valore limite nell'acqua destinata al consumo umano pari a 700 microgrammi per litro, dunque 37 volte inferiore al valore massimo riscontrato il 5 maggio, che era pari a 18,6 microgrammi per litro. La Ruzzoreti, infine, insieme a tutta la popolazione interessata, si augura che le autorità competenti facciano chiarezza su quali procedure abbiano seguito i medesimi soggetti e cosa abbia determinato con esattezza l'improvvisa decisione di sospendere l'approvvigionamento della sorgente del Gran Sasso e dichiarare la non potabilità dell'acqua, generando il caos e il panico tra i cittadini. Ruzzoreti nei prossimi giorni valuterà tutte le azioni finalizzate sia alla tutela del territorio che del proprio patrimonio. Intanto l'associazione Forum H2O plaude all'iniziativa della provincia di Teramo che ha chiesto lumi ai laboratori del Gran Sasso sullo sversamento di diclorometano di agosto 2016 e sulla presenza di cloroformio tra novembre e dicembre 2016. All'Aquila si è svolto oggi il giuramento degli allievi maresciallo della Guardia di Finanza, giuramento in centro città. Vediamo il servizio della redazione aquilana. Sul magnifico verde del prato di Collemaggio hanno sfilato le fiamme gialle della scuola della Guardia di Finanza dell'Aquila. La cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica degli allievi marescialli dell'88° corso della Finanza si è infatti svolta in mezzo alla gente, nel cuore dell'antica città dell'Aquila, davanti alla Basilica, simbolo degli aquilani. È una location meravigliosa, il generale Toschi, comandante della Guardia di Finanza, si è innamorato di questa location perché è la seconda volta che la facciamo qui, e vuole molto bene all'Aquila, ma credo che sia un posto meraviglioso. Guardate questo verde, guardate questa basilica, è uno dei più bei monumenti italiani. Ricordo che all'Expo era fra le 25 immagini dell'Italia bella nel nostro padiglione. Ha un significato anche particolare, vedete, questo è un giorno per questi ragazzi che giurano, che rimarrà tutta la vita nella loro memoria. E per l'Aquila è importante perché la Guardia di Finanza è il nostro concittadino, voi sapete, e poi c'è questo legame
così intenso con la scuola della guardia, degli allievi, degli ispettori della Guardia di Finanza. È un legame che abbiamo sempre avuto, ma che dopo il sisma è divenuto un qualcosa di quasi indescrivibile, perché la caserma accolse la scuola, accolse la città, accolse tutte le istituzioni, in un certo senso le abbracciò. E la cosa più commovente che io ricorderò sempre è che c'erano quei ragazzi, che erano ragazzi giovanissimi, che si trovarono ad affrontare il grande dolore, fecero servizio all'obitorio dove c'erano i familiari, e si diedero da fare le prime ore per accogliere tutta la grande sofferenza. E questa cosa ha lasciato un legame profondo, dopodiché la scuola è cresciuta ancora di più. Oggi qui è uno dei posti, dei luoghi dove si fanno tutti i concorsi d'Italia, quindi è anche un'occasione di sviluppo per la nostra città, per i nostri imprenditori, ma soprattutto è anche un'occasione di far conoscere la città. Restiamo ancora a Teramo, dove ieri pomeriggio è arrivato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin per inaugurare il nuovo macchinario, un acceleratore lineare a disposizione dell'ospedale Mazzini acquistato dalla ASL teramana. Teramo così diventa uno dei 6 centri italiani di eccellenza per la cura radioterapica dei tumori. E la Lorenzin ha anche annunciato una proposta di legge sull'obbligo delle vaccinazioni. Sentiamo. È di ultimissima generazione, è costato 3 milioni di euro, ce ne sono solo 5 in Italia ed uno è stato acquistato dall'ASL di Teramo per l'ospedale Mazzini. Curerà tantissimi tipi di tumore e abbatterà la mobilità passiva nel teramano in fatto di oncologia. È il nuovo acceleratore lineare che fa di Teramo un centro di eccellenza italiano per la cura del cancro, inaugurato personalmente dal ministro alla sanità pubblica Beatrice Lorenzin. È un acceleratore lineare estremamente importante, stiamo parlando di tecnologie che rendono questo ospedale un'eccellenza in Italia, non soltanto in Abruzzo, quindi i pazienti avranno accesso a delle terapie altamente avanzate. È fondamentale non tanto per l'importanza in sé dell'attrezzatura, quanto anche per trasmettere ai pazienti che hanno un tumore una speranza in più, una speranza che un'attrezzatura più puntuale, più precisa, che sa affrontare meglio la lotta alle cellule tumorali, possa garantire un futuro ancora a tutte queste persone. Ecco, questo è un grande risultato e siamo insomma soddisfatti di aver fatto questo sforzo notevole. L'inaugurazione dell'apparecchiatura radioterapica al Mazzini di Teramo è stata anche l'occasione per Beatrice Lorenzin di lanciare un monito alla vaccinazione. Dovete rafforzare la vaccinazione sul morbillo. Io ritengo che il tema delle vaccinazioni sia un tema principale della sanità pubblica italiana. Ci abbiamo lavorato su moltissimo, abbiamo fatto il nuovo piano nazionale vaccini, che è il più ampio piano vaccinale presentato nel mondo, gratuito per i cittadini, e adesso io ho presentato una proposta di legge che verrà approfondita ovviamente sia dal MIUR che dagli altri colleghi dei ministri, per valutare la possibilità di rendere obbligatoria le vaccinazioni per l'accesso alla scuola dell'obbligo. E di centri di eccellenza in ambito sanitario Teramo ne ha altri. Parliamo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che sembra stia particolarmente a cuore al ministro Lorenzin. L'Istituto Zooprofilattico è nel mio cuore, non solo quello di Teramo, nel senso che gli istituti svolgono un ruolo fondamentale nella sanità pubblica e nella ricerca pubblica per quanto riguarda tutta la questione delle epidemie animali, e anche ricordiamocelo del trasferimento delle epidemie dagli animali agli uomini. Pensiamo alla tubercolosi di origine bovina, pensiamo alla brucellosi, oppure a tutte le analisi che vengono fatte di contesto sulla viaria o su altre malattie. Intorno all'istituto zooprofilattico c'è la sorveglianza di uno dei settori principali dell'economia italiana, come quella della zootecnia e di tutto l'agri-food. Quindi noi ci puntiamo e punteremo anche nel prossimo futuro a un rafforzamento legislativo che dia più forza agli enti di ricerca sulla salute animale e che ci permetta di fare sui ricercatori
che si occupano di questo settore e quello che vogliamo fare anche sui ricercatori biomedici. La cerimonia di inaugurazione del nuovo e straordinario acceleratore lineare del Mazzini di Teramo si è conclusa con una foto di gruppo. Il ministro Lorenzin insieme a Jessica, Anna Maria, Iole e Anna, le testimonial della campagna sullo screening dell'ASL Teramana. 4 donne salvate dal cancro grazie alla prevenzione. Ed ora ci spostiamo a Lanciano, maxi finanziamento regionale in vista per la Ecolan, la società che gestisce i rifiuti nell'area frentana. In arrivo, come detto, 12 milioni di euro, soldi che per la maggior parte saranno utilizzati per realizzare un centro di trattamento dell'umido. Vediamo il servizio. Carta, plastica e imballaggi, i rifiuti riciclabili dei 53 comuni soci di Ecolan saranno differenziati nella nuova piattaforma ecologica in via di ultimazione in località Cerratina. A Lanciano il presidente Massimo Ranieri, assieme ai sindaci del comitato per il controllo analogo, ha illustrato i dettagli del nuovo impianto costruito con 3.665.000 euro, annunciandone l'inaugurazione per sabato 27 maggio alla presenza del geologo Mario Tozzi, volto noto della TV italiana. Ma in cantiere c'è già un altro progetto, il Forsu per il trattamento dei rifiuti organici, che sarà realizzato con un finanziamento di 8 milioni di euro del Ministero dell'Ambiente. Un doppio risultato, commenta Ranieri, raggiunto grazie al supporto dei sindaci che in Ecolan lavorano senza divisioni partitiche. I nostri comuni, con l'aumento delle percentuali di raccolta differenziata, chiaramente hanno aumentato anche la produzione dell'organico e quindi pensiamo di poter gestire con 35-40 mila tonnellate l'intera produzione dell'organico dei nostri comuni. Tutto questo significherà anche dei risparmi per i cittadini? Assolutamente sì, tant'è che oggi spendiamo circa 100 euro a tonnellata perché il nostro organico viene trattato all'impianto sempre pubblico Civeta di Cupello. Con il nostro piano finanziario siamo intorno agli 80 euro, quindi sarà un risparmio cospicuo. Intanto cresce la percentuale di raccolta differenziata, con una media nei 16 comuni serviti al 77%. Borrello è il comune più virtuoso, con il 91,4%, Lanciano si assesta al 75%. E dopo le modifiche allo statuto, i comuni stanno riaffidando il servizio di igiene urbana alla società in-house. Ortona lo ha fatto in questi giorni con il commissario prefettizio. L'obiettivo, dice il sindaco di Villa Santa Maria Pino Finamore, presidente del comitato dei sindaci, è estendere il servizio in-house a tutti i comuni soci. È una macchina non perfetta ma quasi, dove lavorano presidente, CDA, comitato e quindi sostanzialmente poi raggiungono dei frutti sostanziosi come l'ultimo finanziamento che è stato dato ad Ecolan di quasi 12 milioni e questo è l'importante, l'obiettivo è migliorare i servizi e far sì che i costi vengano ridotti per i cittadini. Andiamo avanti con il giornale, ci spostiamo all'Aquila e parliamo di elezioni amministrative, tema caldissimo nel capoluogo di regione che dovrà scegliere il nuovo sindaco. Non riconoscendosi più nella segreteria del Partito Democratico guidata da Matteo Renzi, alcuni nomi storici del PD aquilano cambiano casacca e correranno con la lista MDP. Sentiamo il servizio di Germana Dorazio. È stata presentata la lista Democratici e Progressisti, articolo 1 per l'Aquila. Una lista che assomma al suo interno due compagini. La nostra lista è una lista realmente civico-progressista, una lista politica perché è collegata al nascente movimento di articolo 1 Democratici e Progressisti, come lei giustamente ha detto, ed è anche una lista civica perché al suo interno ospita il movimento Proposta Civica di Luigi Fabiani che è rappresentato con 6 candidati. Tra i componenti della lista, molti fuoriusciti dal PD. Il nostro obiettivo, più che la nostra novità, è dare voce alla sinistra in questa città. Che cosa vuol dire dar voce? Vuol dire occuparsi, rappresentare, non semplicemente testimoniare, soprattutto quelle aree di fragilità sociale e di difficoltà che questa città nei processi di costruzione in questi anni purtroppo ha visto aumentare. Crediamo che il nostro modo di vedere la città, che poi presenteremo nei prossimi giorni, la nostra cultura politica, il nostro amore per l'Aquila possa essere indispensabile
per gli anni che abbiamo di fronte. Gli anni che abbiamo di fronte non saranno semplicemente gli anni della ricostruzione, diciamo, fisica dei mattoni, saranno quelli della ricostruzione economica, sociale, culturale, quelli che dovranno dare un'anima e un futuro reale all'Aquila e rendere bello e possibile vivere qui e il futuro soprattutto alle giovani generazioni. Cambiamo argomento, futuro in campo, scenari, opportunità e nuovi strumenti per una agricoltura giovane, semplice e veloce. Questo è il titolo dell'evento promosso nell'ambito del progetto Terra e realizzato da Coldiretti Nazionale con il contributo finanziario della Commissione Europea e in collaborazione con la Coldiretti Abruzzo. Per l'occasione è stata presentata una nuova app della Confederazione. Andiamo a vedere quanto accaduto questa mattina a Pescara nel servizio di Paolo Renzetti. Oggi qui all'Arum viene presentata la nuova app di Coldiretti per quanto riguarda lo sviluppo rurale. Vogliamo spiegare in cosa consiste questa nuova app? L'app Terra Innova di Coldiretti sullo sviluppo rurale è un'app che consente ai giovani agricoltori e a tutti gli agricoltori in generale di avere informazioni sempre a portata di mano. In particolare il punto di forza è la possibilità di avere aggiornamenti immediati sull'apertura dei bandi dello sviluppo rurale, ma anche avere informazioni immediate sui prezzi dei prodotti di proprio interesse e la possibilità di simulare la propria idea imprenditoriale attraverso la sezione del business plan. In particolare per quanto riguarda i bandi dello sviluppo rurale e i prezzi è previsto un meccanismo di notifiche che avverte immediatamente l'utente dell'apertura o dell'aggiornamento dei prezzi dei propri prodotti. Inoltre ci sono altre sezioni quali per esempio le news per le notizie del settore agricolo, ma anche la sezione eventi che consente di essere aggiornati sugli eventi della propria regione. Quindi un'app che consente un aggiornamento continuo e informazioni sempre a portata di mano. E oggi per presentare questa app avete invitato i ragazzi delle scuole? Anche sì, anche i ragazzi delle scuole, perché è uno strumento importante che gli consente di entrare in contatto con il settore agricolo e con le opportunità che da questo sono offerte. A Penne si è discusso di mobilità dolce, un nuovo modo di concepire il turismo a bassa velocità. Sentiamo il servizio della redazione di Vestina News. Viaggiare per conoscere, attraversare luoghi ed assaporare la terra, i prodotti tipici come una fotografia. Questo è il convegno organizzato nella sala consiliare del comune di Penne dall'architetto Mirko Musa nell'ambito delle giornate delle ferrovie non dimenticate, con la collaborazione del comitato Mobilità Dolce. Raggiungere un luogo per svariati motivi, facendolo da osservatore e scoprendo le viuzze percorse in passato dai mezzi a bassa velocità. Insomma, creare nuovi percorsi così da collegare i piccoli centri dell'entroterra. Ah sì, questa filosofia plurale che mette insieme dai cammini alle ferrovie, dalle biciclette, anche un trasporto pubblico che consente alle persone di viaggiare insieme ad altri. Ecco, questa è la vera scommessa. È finito il Novecento, il tempo della velocità, oggi è tutto slow, dal cibo allo slow travel, alle città slow. Ecco, questo forse è il vero tempo umano per anche rigenerarci, avere un corridoio privilegiato dove un mezzo pubblico, magari anche moderno, magari panoramico, magari efficiente, magari pulito, consente di restituire la certezza del viaggio. Ecco che allora il discorso del trasporto pubblico è un discorso di civiltà. È una ipotesi di lavoro interessante che coinvolge sicuramente il territorio non solo di Penne ma dell'area Vestina, che collega esattamente le bellezze di questi luoghi anche alla città di Pescara. È una ipotesi anche di promozione turistica intelligente, perché consente di conoscere con più attenzione, con più, diciamo, anche preparazione il territorio tutto e quindi fruirne pienamente. Torniamo a Pescara, già al lavoro la macchina operativa comunale per preparare il raduno nazionale dei bersaglieri che si terrà nel capoluogo adriatico dal 17 al 21 di maggio con sfilata finale per le vie della città.
una a 4 giorni dal 17 al 21 maggio prossimi, ricca di avvenimenti ed eventi a Pescara per il 65esimo raduno nazionale dei bersaglieri, che vedrà arrivare presso il capoluogo adriatico almeno 70.000 fanti piumati che giungeranno anche dall'estero. Il clou ci sarà domenica con la tradizionale sfilata, previste limitazioni al traffico nelle strade interessate dagli eventi. Si aspettano tra le 60.000 e le 80.000 persone, quindi veramente una mole di gente impressionante nella nostra città. Il 17 ci saranno piccole manifestazioni, ma saranno manifestazioni molto simpatiche in questi giorni, perché saranno le fanfare dei bersaglieri che suoneranno in vari punti della città, quindi piccole, minime modifiche del traffico. Sabato sera invece la situazione diventa un pochino più importante, perché ci sarà il gran concerto della fanfara dei bersaglieri a Piazza Salotto, quindi ci saranno delle modifiche della viabilità che riguardano soprattutto la zona del centro, modifiche della viabilità e modifiche che riguardano proprio la sicurezza, perché è una manifestazione, un raduno nazionale che merita tutta l'attenzione del caso. Domenica invece sarà una manifestazione molto molto imponente. Ci saranno delle modifiche sostanziali del traffico cittadino e anche della sosta degli autoveicoli, che andranno proprio in tutto il percorso dello sfilamento. Si chiama così infatti la sfilata dei bersaglieri, che andranno appunto dallo stadio di Pescara, percorreranno via Marconi, poi ancora Corso Vittorio Emanuele, quindi arriveranno in Piazza Salotto. Le vie interessate sono sostanzialmente queste dello sfilamento e poi due zone che noi abbiamo contraddistinto con il colore azzurro, Porta Nuova e Centrale. Porta Nuova andranno appunto da via Marconi fino a via D'Annunzio, dove ci sarà una corsia riservata soltanto ai mezzi di TUA, navette gratuite naturalmente per quel giorno, e quindi ringraziamo anche l'azienda TUA e poi i taxi cittadini. In questa zona naturalmente sarà possibile lo spostamento in macchina per i residenti e soltanto con il controllo della Polizia Municipale. Non vogliamo ingabbiare naturalmente nessuno, però dando appunto un preavviso di oltre 7 giorni prima, invitiamo tutti a lasciare le macchine fuori da queste zone particolari. Nell'Auditorium Petruzzi si svolge oggi la 15ª edizione del meeting territoriale di urologia. Tra i relatori tanti esperti arrivati da ogni parte d'Italia. Cos'è l'urologia territoriale e qual è la sua importanza? Da 15 anni organizziamo quindi un annual meeting su tematiche che sono inerenti all'urologia in generale e in particolare anche, diciamo, per quanto riguarda il ruolo del territorio, e unitamente anche a tematiche che solo apparentemente possono sembrare non attinenti, diciamo, all'urologia. L'anno scorso abbiamo trattato i temi inerenti alle norme comportamentali, che devo dire l'orientamento nutrizionale, la necessità dell'attività fisica, gli stili comportamentali, e quest'anno trattiamo anche il rapporto tra scienza ed etica e poi il ruolo importante della comunicazione, comunicazione col paziente, comunicazione, diciamo, nell'ambito della propria equip e anche con, diciamo, a livello multidisciplinare. Ci saranno diversi relatori? Sì, sì, in pratica come ogni anno offriamo un aggiornamento su quelle che sono le tematiche più importanti, diciamo, dell'urologia, quindi chiaramente sulle patologie prostatiche, in particolare il tumore della prostata, poi sulla calcolosi urinaria, sulla disfunzione erettile per quanto riguarda gli aspetti andrologici e l'incontinenza urinaria per quanto riguarda l'urologia ginecologica. Un appuntamento importante che si rivolge ovviamente ai cittadini. La caratteristica nostra è quella di cercare di migliorare quella che è la consapevolezza individuale verso le problematiche urologiche, cercando di appunto migliorare, diciamo, quella che è la cultura della prevenzione al maschile, cercando di adeguarla a quella al femminile. Per cui noi, diciamo, i nostri convegni sono sempre aperti alla popolazione, oltre che ad essere, diciamo, chiaramente diretti agli addetti ai lavori. Sport e alimentazione, alimentarsi al benessere è stato, e questo è il titolo del convegno che si è svolto questa mattina all'Hotel Abruzzo Marina di Silvi e organizzato dall'Istituto Alberghiero Zoli, presenti anche giocatori di calcio e basket che disputano campionati professionistici. Vediamo il servizio realizzato da Andrea Costantini. Daniela Magno, dirigente scolastica dell'Istituto Zoli, agli chef del domani. Oggi avete presentato un argomento importante, il connubio tra lo sport e l'alimentazione, con la testimonianza di atleti professionisti di un certo calibro. È stata un'iniziativa che ha avuto un successo, un'iniziativa importante. Davvero un'iniziativa molto importante, al di sopra di ogni aspettativa, anche perché i campioni che abbiamo scelto dello sport, nello specifico di calcio e di basket, si sono rivelati
anche dei campioni nella vita e quindi hanno portato la loro esperienza anche come studenti e quindi hanno arricchito con aneddoti, con esperienze e quindi un messaggio arrivato ai ragazzi veramente positivo di educazione alla salute intesa come benessere completo che fa di una persona appunto una persona piena, realizzata da tutti i punti di vista. Abbiamo parlato appunto di quanto è importante l'alimentazione nello sport, soprattutto in atleti professionisti, e di quanto è importante il ruolo anche degli chef, no? Perché poi in questa scuola appunto avremo gli chef del futuro, e di quanto è importante aprirsi anche a temi quali l'alimentazione vegetariana, per esempio, perché abbiamo avuto la testimonianza di un atleta vegetariano e quindi è importante anche che gli chef sappiano dare a questi atleti che hanno scelto appunto di escludere dalla loro alimentazione alcuni alimenti, tanti altri in maniera ottimale. Tu hai avuto questa evoluzione vegana che ti fa stare meglio? Sì, io ho deciso l'estate scorsa piano piano di fare questo cambiamento per vari motivi, non ce n'è uno solo, e piano piano ho mollato una dopo l'altra tutto quello che erano gli alimenti animali, portandomi adesso, ormai sono 6 mesi, quindi l'ho fatto durante il campionato, quindi magari all'inizio c'era un po' di preoccupazione riguardo alle mie prestazioni, ma per fortuna posso dire adesso a fine anno che ho avuto dei grossi benefici e sono convinto sia, ripeto, la dieta più salutare non soltanto per sportivi ma anche per tutte le persone. E questo servizio ci introduce alla pagina dello sport. Iniziamo dalla Serie A e dal Pescara che prosegue la preparazione in vista del terzultimo impegno di questo sfortunato campionato. La gara del Dall'Ara di Bologna segnerà il debutto nella massima serie per l'arbitro abruzzese Di Martino della sezione di Teramo. Non sarà a disposizione il difensore Stendardo, con cui abbiamo parlato del problema fisico che lo condiziona, ma anche del suo futuro. Sentiamo. Cos'è che non ha funzionato a tuo avviso, specie nella seconda parte della stagione, visto che nella prima non c'eri? Sono poche le cose che hanno funzionato purtroppo, è stata un'annata sfortunata. Nella seconda parte della stagione credevamo di poter fare qualcosa in più, purtroppo non ci siamo riusciti ed è stato un peccato, perché quest'anno credo sarebbe stato importante mantenere la categoria. Però purtroppo gli errori li abbiamo commessi, sono stati commessi degli errori, speriamo che attraverso gli errori si possa ripartire e soprattutto far tesoro di questi errori per poter ripartire. Le tue condizioni ce la farei essere in campo o comunque essere a disposizione nelle ultime 3 partite? Ma io me lo auguro, sto cercando di fare il massimo, purtroppo ho avuto questo infortunio particolare che non mi permette ancora di correre bene perché è abbastanza fastidioso, ho ancora un po' di edema all'interno dell'osso, vedi, anche questi sono tutti episodi che quest'anno ci hanno condizionato, tutti gli infortuni. Basti pensare che il mister, sia Oddo che Zeman, non è mai stato in grado di mettere in campo la formazione migliore, e per una squadra come Pescara credo sia determinante avere sempre la rosa, tutta la rosa a disposizione. Il futuro, cosa puoi anticipare circa la tua posizione personale? Ma io, come ho sempre detto, non ho alcun problema a rimanere a Pescara, anche perché Pescara è una città che mi ha accolto benissimo, e come società e come ambiente e come tifoseria. Purtroppo i risultati non sono stati quelli che speravamo. Io ho un contratto per un altro anno, però poi bisogna aspettare le valutazioni che farà ovviamente il mister e la società. Proseguiamo con la pagina sportiva, scendiamo in Lega Pro. Il Teramo si concentra sul play-out contro il Lumezzane e fino a metà della prossima settimana si allenerà a Roseto degli Abruzzi per avere a disposizione un manto in erba naturale. Nei play-out spera di segnare il gol della salvezza, o i gol della salvezza, anche per uscire fuori da un momento non facile il sindaco Sansovini. Ne abbiamo parlato proprio con lui, che torna anche sul gol mancato nel finale della partita contro il Parma. Senti Marco, sono momenti in cui gli attaccanti, anche quando fanno grandi giocate, la palla non vuole entrare. Sembra un po' un momento che ti sta toccando con quest'ultimo mese.
Sì, sì, beh, è vero, sotto gli occhi di tutti, i numeri parlano, sto facendo fatica a trovare la via del gol. Quello che mi rincuora, tra virgolette, è che comunque delle occasioni sto avendone, un po' per sfortuna, un po' per sbagli miei, anche grossolani, vedi Parma, però sarebbe peggio non avere occasioni da gol o quantomeno non essere presente in area, quindi guardiamo con fiducia al futuro, essendo consapevoli che comunque la cosa più importante, se andrò in campo, sarà quella di aiutare la squadra al massimo con l'impegno e con il sacrificio, per portare a casa inizialmente un risultato positivo che sarebbe sicuramente un 50% della nostra salvezza. Quanto ci hai sofferto per quella palla gol con il Parma, che è stata presa un po' come ad esempio di un momento in cui il Teramo non riesce a cogliere l'occasione per salvarsi? Ma sì, l'ho vissuta lì per lì chiaramente male, ci penso ancora, non lo nascondo, poi lì per lì è stata vissuta veramente in maniera brutta, perché comunque si è unito il momento, che era il 93esimo, l'errore comunque grossolano, perché era tu per tu col portiere, quindi se fosse stato al primo minuto sì, sarebbe stata una bella occasione persa, però non sarebbe risultata così importante, perché c'era comunque tutta la partita, da lì a un minuto aveva fischiato la fine l'arbitro, quindi diciamo che si è amplificato tutto quanto, però io sono il primo a essere rammaricato di questa situazione, sicuramente lo so, conosco il calcio, conosco le dinamiche, però appunto perché conosco le dinamiche so che il gol per la salvezza può arrivare. Che il gol per la salvezza può arrivare, ma soprattutto che bisogna voltare pagina il prima possibile. Andiamo avanti con il calcio a 5. Al Pala Santa Filomena di Chieti, l'Acque Sapone Unigros si impone per 2-0 sulla Coggianco e impatta la serie dei quarti di finale. Sabato sera la gara 3, quella decisiva, sempre a Chieti. L'Acque Sapone Unigros si aggiudica a gara 2 e spinge la serie con la Coggianco a gara 3. Gara senza domani per la squadra di Antonio Ricci, costretta alla vittoria dopo il KO di Genzano. La squadra del patron Barbarossa non ha tradito le attese e, trascinata dal caldo pubblico del Pala Santa Filomena di Chieti, ha ipotecato il successo con un primo tempo giocato ad alto ritmo, un andamento che ha soffocato il quintetto laziale e anzi il 2-0 finale, maturato tutto nel primo tempo, non ne rende merito alla superiorità dell'Acque Sapone. Al terzo minuto il vantaggio della squadra di Ricci si materializza con il tapin di Lima sul tiro a volo di Jonas. L'Acque Sapone sciupa alcune opportunità ma continua a premere con insistenza fino a trovare il raddoppio dopo 13 minuti, quando un ingenuo fallo in area dei laziali consente a Jonas di trasformare il rigore del 2-0. Lo stesso Jonas a fine tempo va vicino alla doppietta personale e quindi al 3-0. Più tensione nel secondo tempo, quando l'Acque Sapone gestisce la partita, ma Marella si conferma una sicurezza e il portiere di movimento non dà risultati tangibili alla Coggianco. Anzi, nel finale c'è un altro palo di Lima. Si va a gara 3, appuntamento a domani sera sempre al Pala Santa Filomena di Chieti. A gara 3 anche la serie tra Pescara e Latina, coi pontini capaci in extremis di espugnare il Palarigopiano, dove domani sera si giocherà il terzo e ultimo atto della serie. È tutto anche per l'edizione della notte del TG6, il prossimo appuntamento con la nostra informazione domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa di Mattino 6 e poi con le tre edizioni del giornale alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie, buonanotte.